Bene, 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 dai, iniziamo, iniziamo. Iniziamo pure. Ci siamo. Oggi proviamo a vedere dove si arriva ad una vecchia gloria del Master System. Vediamo un po'. Alex Kidd, mio primo videogames praticamente. Vediamo un po' che cosa combiniamo. Ho sentito dire che sta per uscire, che un pazzo ha programmato Alex Kidd 2 per Master System. Non so, boh, staremo a vedere cosa succede. Mi ricordo che volevo fermamente il Sega Master System e mia madre me lo comprò per la prima comunione. Mamma mia, rischio. E quindi, ovviamente senza nessun gioco, nessuna cassetta, e fortunatamente c'era. Oddio, quello lì bisogna toglierlo perché c'è la possibilità poi in un prossimo punto di domanda di trovare la vita. Ovviamente stavo dicendo senza nessuna cassetta perché poi se non mi ricordo quanto lo pagò mia madre Sega Master System, però sicuramente non era una cosa che costava poco. E quindi non abbiamo preso nessun altro gioco e fortunatamente c'era Alex Kidd preinstallato nella console, quindi l'ho divorato. Ovviamente, però, questo non è. I giochi per i bambini prima erano un po' più difficili di quelli che ci sono adesso. Mi ricordo che a malapena riuscivo a finire il primo livello, figuriamoci a finirlo. Ma io questo gioco sono riuscito a finirlo alla veneranda età, boh, forse anche questo di 30 anni, non mi ricordo. Vediamo, però, ridendo e scherzando, siamo arrivati quasi alla fine del primo livello. Allora, vabbè, adesso io sono maniaco e prendo tutte le monetine, tutti i soldini. Però volendo, possiamo anche un po' evitare. Via! Questa ranocchia. Dai, che ci siamo quasi! Siamo quasi. Ok. Che bello la versione col panino giapponese che adesso non mi ricordo come si chiama. Allora, ecco il punto di domanda. Adesso non mi ricordo. Per sicurezza, eccola la vita. E il primo livello l'abbiamo fatto. Non so dove arriveremo. Poi in questi emulatori del computer c'è la possibilità anche di salvare, però non lo so, sto giro. Prendiamo la cipria. Ranello mi sa che ce l'ho già, prendo la motoretta. Stavo dicendo però non utilizzo questo bug, no, questo trick del salvataggio. Che bello, che bello. Va bene, va bene, va bene, va bene. Siamo arrivati alla fine. Adesso c'è il mitico testa di pugno. E fortunatamente fa sempre le stesse mosse. Noi dovremo sconfiggerlo a forbice, carta, sasso. Allora lui fa prima pugno e poi forbice. Vediamo. Cioè, io dovrei fare. Cioè, io faccio prima il pugno per forbice. Ok. Qua, ce l'abbiamo fatta. Ecco qua. Abbiamo finito anche il secondo livello. Adesso facciamo. Allora, qua, siccome dovrebbe esserci un'altra vita. Eccola. Togliamo il mouse.
Vediamo se qui funziona il trick della vaschetta. Che ti fa fare una specie di... ti fa saltare un po' di livelli come il Warp Zone di Mario. Vediamo. No, non si sa mai perché magari cambia da versione a versione dell'emulatore, non so, magari c'è cioè della ROM, magari questa ROM non ti permetteva di fare queste cose. Vabbè, qui me ne infischio, me ne vado, ciao. Ciao ragazzi. Ok. Dovremmo arrivare easy al vulcano. Ma già è vero che non ti permetteva di visualizzare contemporaneamente tre sacchetti di monete, perché uno spariva. Aspetta che togliamo via questo. Ok, vediamo quanti soldini ho. 660. Guarda che tiriamo prima di caderci sopra. Dai. Anche qui c'è la vita. Ok, adesso vediamo di riuscire a crearci un gradino. Eccoci. Quanti vite ho? 6 vite. Vediamo anche quello. Quando c'è un sacchetto grosso. Ok. Ecco qua. E dai, me lo ricordo ancora bene, me lo ricordo ancora bene. Aspetta che c'è il mouse con quelle palle. Ma chi se ne frega, lasciamo un po'. Qua è complesso. Se sbagli un attimo, finisci dentro. Ok, ci proviamo. Fare una roba del genere. Ah. Perché non lo vedo? Non lo... Addio! Uffa. Niente. Facciamo così, vediamo se così riusciamo a saltare. Perché non rompi anche quello? Che palle! Mi ricordo che ci perdevo una vita anche da piccolo, sto cazzo di pezzo. Tiriamo via quella palla azzurra là in alto. Dai, su! E salta. Niente, stiamo qua. Vedete se avete un po' di pazienza. Niente. Che palle. Adesso guarda, faccio così. Ti giuro. E vaffanculo. Ho paura di finire nel fuoco. Ma va a cagare. Ok. Vecchio saggio. Dai, 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 dai. The country of the Daxian. Yeah. Andiamo l'elicottero. Adesso che magari conosco l'inglese potrei anche leggere quello che sta succedendo, però non mi frega niente. Allora, qui bisogna stare attenti a non colpire l'elica dell'elicottero, perché si finisce
In mare! Mamma mia, che rischio lì! Dai, arriviamo al vulcano. Easy, che era uno dei pezzi. Io ho paura, figa, a prendere quelli lì. Non facciamo così. Ah, attenzione, ho sbagliato! Mannaggia! Ho sbagliato! E vabbè, qui c'erano anche altre monete da prendere, però ce ne freghiamo. C'è altri sacchetti sopra dove c'è l'elicottero, mannaggia. Ma questo è il bosco, questo è il bosco. Qui c'era un bel boss difficile, cioè difficile, mi ricordo ai tempi era difficile. Ma prendiamo là, ma sì, la vita, che in questo momento potrebbe esserci utile. Prendiamo anche questo, così riusciamo a prendere anche dei sacchetti di soldi anche un po' lontani, un po' irraggiungibili. Tipo questi. Qui lo lasciamo annegare per i cazzi suoi. Ogni tanto mi confondo con i tasti, potrebbe essere una delle cause della mia prossima morte. Dai. Ok. Sto continuamente a confondere i tasti, però me la sto cavando lo stesso. Adesso non mi ricordo che cosa c'è Oh, Madonna. In quel punto di domanda. Quindi liberiamoci un po' la strada. Nel caso ci sia un fantasmino, così possiamo scappare. Dai! C'è la vita. Perfetto. Il fuoco è indistruttibile. No! No! Mamma mia, che fortuna! Che cazzo è? Ho confuso i tasti! Ho confuso i tasti! Allora, il cubo qua col teschio ti blocca Alex per qualche secondo, facendoti rimanere alla mercé dei cattivi. Non è che sono arrivato alla fine. Ah, non è il bosco questo, mi sono confuso. Madonna, salta, Alex. Ok. No, quello non so se riesco a prenderlo. Vabbè, lasciamolo lì. Qua che. Il toro! Ogni volta che viene colpito ti corre incontro sempre più veloce. Mi ricordo che da piccolo c'avevo un'ansia incredibile. Però magari adesso è anche abbastanza semplice. Un altro vecchio saggio. Che cosa dirà mai? Dice che il mio vecchio fratello è imprigionato nel castello. E andiamo a salvarlo. È il vulcano, è il vulcano. Mi ricordo che da piccolo rimanevo bloccato, cioè non riuscivo andare a non riuscivo a superare questo livello. Però poi a un certo punto ce l'ho fatta. Ok, qui facciamo così, va? Ecco, lì mi sa che c'è il fantasmino. Però noi lo liberiamo. No, cazzo, si è incastrato lì. Noi lo liberiamo, così almeno nel prossimo punto di domanda ci sarà una vita. Però prima mi libero un po' la strada. Allora, quella è la sfera per leggere nel pensiero dei cattivi, dei boss con i quali devi combattere facendo forbice, carta, sasso. No, bella. Fantastico. Per prenderla si fa così. Ci riprovo. Ecco. Perché sono morto? Non capisco.
Allora, vabbè, questo lo faccio, che devo passare. Ok. Ok. Ah, qui mi ricordo che... Da piccolo usavo il... l'anello. Che non riuscivo a... Vediamo se riesco senza. Vedi, perché lì sei comunque sul fuoco. E in effetti è difficile. Ma sì, usiamo l'anello, che cazzo ce ne frega. Ecco fatto, così ci liberiamo la strada. Anche quello. Fuoco fatuo del cavolo. Allora, dovrei riuscire a superare questo così. Ok. Adesso lì bisogna stare attenti perché... No! No, ho perso l'anello anche. Ah, mannaggia. Perché qui, ecco, fate se... Qui c'è sicuramente il fantasmino. Ok, adesso dobbiamo tirarlo fuori. In una delle due c'è la vita. Facciamo così. Allora, cliccando qua sopra... Ok, va via quello. In una delle due c'è la vita. No, mannaggia. Via, 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 via. Corri, 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 corri. No, dai. Vabbè, però qui c'è la vita. Ecco fatto. Via. Ok, adesso si combatte contro la testa di forbice. E lui... Per batterlo devo fare forbice e carta. Quindi devo fare il suo, insomma, il suo simbolo e quello che viene dopo. Perché dopo combatteremo contro la testa di carta. Ok. Adesso facciamo carta. Ok, ce l'abbiamo fatta? Ok. E prendiamoci sto panino. Ok. Oh, questa è la foresta. Questa è la foresta. Per quante vite vi sono rimaste? 6. Ma per caso c'era uno shop, ragazzi? Non sono entrato? Porca puttana, ma sono deficiente. Mamma mia, con la moto dovevo farlo sto pezzo. Mamma mia, che ritardato però. Sì, vabbè. Che babbo. E lui mi sembra che non si possano... porca miseria, porca sì. Vabbè, quando sei traslucido puoi anche andare... No! Ragazzi, qui la chiudiamo qua, mi sa che devo usare la cipria qua. Vediamo. Allora, non era mica l'invincibilità. Una vita. Ho paura adesso. Niente, 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 niente. Va bene, ragazzi, va bene. Ho perso. Va bene, dai, chiudiamola qua, chiudiamola qua, chiudiamola qua. Basta, sono veramente amareggiato, amareggiato.